mi rifiuto di pensare che sono brava sulla scritta di una casa, come se fosse il mio popolo personalmente. Non è vero. Questo qua? Sì, quello. Ingresso gratuito, bellissimo, sta zitta, vediamo che succede. Sei un amante del cinema. C'è ragione, raga. Power. Se c'era, ho visto che non l'hanno fatto entrare. Come? Non l'hanno fatto entrare. No, non me lo perché? Fatto. Dice che ci vuole l'invito. Infatti, però. E allora che cos'è sta male? Perché no, bene, non perché c'è autorizzazione. Se c'è mia autorizzazione allora mi può fare. Se quello no, vero. No. Quello è vero. Però lei appartiene a qualche televisione? No. E allora? No, dico, mi sta facendo una domanda, però. Vada. Non mi ha voluto far entrare. Prima ha detto che non sapeva dove stava la sala cinematografica. Poi è intervenuto l'agente, ha detto lascia stare la signorina. Quindi nascondono dove si trova la sala. Ma lei è qui di passaggio oppure? Io di passaggio? Qua. Sì, siamo tutti di passaggio, nessuno può stare in stazione. Siamo tutti di passaggio, anche gli impiegati sono di passaggio, no? Sì. E quindi spiego, io già lo sapevo, sentite, anche al mio paese, nel municipio del paese, fanno dei film settimanali. Che paese? Giuliano in Campania. Okay. Fanno dei film settimanali, il sabato e la domenica. Il bidello sembra che sta a casa sua. A chi vuole far entrare, fa entrare, a chi no. Mi spiego? Sì, perfettamente. Sembra di andare in questura. Poi c'è anche la gente qua. Sì, l'ho visto. Che se uno protesta, oppure dice il giorno prima chiedere l'invito, però su un manifesto non è ingresso gratis, sarei perfettamente ragione. E allora però, lei mi dà una soluzione, non so. Una soluzione secondo me non c'è, perché tanto ormai si sa. Perché mi ero lei lo sa com'è, purtroppo lo sa, sì. Come purtroppo lo inizio a conoscere io perché funziona così, però non c'è forse soluzione. Ecco. Io mi sono anche incazzato. Ho visto, però forse troppo perché dicendo guerra, però. Ecco. Lei come ha sentito? Stavo lì, ho sentito apposta, sì. Per questo sono venuto. Io però mi riferisco ai giornali, non è che sono un guerrigliero o qualcosa. Sì. Perché diciamo, cane che abbaia non morde. È vero. Se loro fanno queste cose così esclusive, no, vogliono rendere gli spazi pubblici così riservati, allora per forza che succede la guerra. Perché loro riservano i posti riservati ai politici, ai raccomandati e tolgono il popolo, i spazi pubblici li tolgono. C'è stato pure uno che si è incazzato, c'era uno che è andato a fare il bagno a una zona costiera di Napoli, è intervenuta la finanza, dice no, questo adesso appartiene ai beni protetti, non si può stare più in questa zona. Allora dice non ci sono più gli spazi pubblici, le ville comunali chiuse, le strade con i tavolini dei bar, non si può, gli spazi pubblici mancano, come questo solo, perciò mi sono incazzato. Sì, va bene, la ringrazio comunque. Mi dispiace, vabbè, sì. Sto buono sul verismo italiano, è orgosolo. Banditi a Orgoso. Non l'ho visto. Sì, parla dei banditi in Sardegna, che cioè la polizia vuole arrestare un pastore, perché erano intervenuti dei forestieri e avevano fatto un attentato a un carabiniere, allora volevano arrestare i pastori residenti là nella zona.
quindi lui è scappato e si è dato alla macchia. Però questo è l'ultimo dei film del verismo che esistono. Il resto, il film di oggi non è più un film verista. Il film è un film tecnologico, da come ho letto sui giornali, e non rispecchia la realtà, ma la fantascienza, un po' la tecnica, le macchine, anche i colori, sono troppo stereo, stereotizzati. Comunque mi piace. Io vedo che lei è informato. Lei è informato. Lei che fa? No, quindi? No, il verismo no. No, lei è informato in generale, dico, che fa per essere sempre così? No, leggo molto giornali. Leggo il giornale perché sto alla stazione qua. Allora leggo i giornali, sapete, si vedono tante cose qua. E leggo i giornali, ma io praticamente non è per qualche cosa. Anche prima sentivo la televisione, però mi piacciono i programmi vecchi. Ma un lavoro, quando la televisione, lavoro adesso, scusate se lo dico. Quando la televisione, la telecamera si metteva lì e non si muoveva. E la persona veniva inquadrata, mi ricordo i primi anni della televisione, quando c'era Paolo Poli, sì, facevano i programmi per i ragazzi, Gianni Magni, Paolo Poli, Sandro Tuminelli, facevano, questi sono grandissimi attori, hanno avuto grande successo, e facevano i programmi per i ragazzi alle 5, al pomeriggio. Io lasciavo la scuola, i libri, e mi mettevo a vedere le smorfie che facevano questi mimi. Questi mimi, allora però il telecamera non si muoveva, si poteva seguire la trasmissione. Invece adesso ci sono gli zoom, le telecamere che si muovono, l'occhio subisce degli stress, per cui alcuni programmi non si possono vedere. Però c'è anche il fatto che io avevo una televisione, quella vecchia, con lo stabilizzatore, si vedeva più ferma l'immagine. Adesso questa, c'ho una piccola televisione che non c'ho l'antenna centralizzata, per cui l'immagine si sposta, si muove, mamma mia, l'occhio subisce una stress. Per cui, sento, questo è importante, io sento molto la radio, per esempio al pomeriggio Fahrenheit, ho trovato pure qualche libro in giro di questi libri che lasciano per strada, però dice telefonare al sito dell'internet, perché questo è un libro, vogliamo sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Io questo libro un'altra volta l'ho abbandonato dove stava, e un altro l'ho stracciato perché erano libri da 1000 lire, la serie Newton. Poi sento molto, diciamo, la notte, trasmissioni musicali, il notturno italiano. E ma a casa questo? Sì, sempre a casa, oppure quando sto in giro c'ho sempre la radio appresso, qua ce l'ho la radio. E oppure per esempio la notte sento i programmi anche che vengono dall'estero, la radio spagnola, qualche programma di musica araba. Ma come mai questa passione per tutta musicale, dipende dalla musica. Radio, televisione, perché sempre? Questo è importante, la voce dell'America, con Willis Canover che trasmetteva però c'aveva la stazione a München, trasmetteva la musica jazz che viene dall'America, c'aveva la stazione a München, non è che dall'America arriva in Italia. E poi ho sentito diverse trasmissioni, per esempio la musica jugoslava, violini russi, quei flauti, quei cantori arabi che si sentono la notte, che cantano come nel deserto, non so a che musica appartiene. Ma una domanda, per avere tutto questo tempo lei lavora? No, per non lavoro, questo è importante, non mi è mai piaciuto il lavoro. Senti, perché per questo ci sono successi dei guai, perché a scuola non andavo bene, essendo che non andavo bene a scuola è successo un fatto importante, mio padre si è messo contro di me e ho litigato. Ma perché andava male? Per cui ho una piccola pensione come invalido civile. E questo fatto qui, c'ho un po' di tempo che sento la radio la notte, però non sempre mi riesce. Ma questo da tanto tempo? Sì, da quando ero giovane. Non sempre mi riesce. Io mi ricordo le trasmissioni di quando ero giovane, Sorella Radio per gli invalidi la domenica. Qualche altra trasmissione pure importante. Ma mi scusi se le faccio una domanda un po'. La trasmissione per le forze armate. Ma che tipo di invalidità? Io la vedo perfettamente. La corrida con Corrado. Ah, la corrida con Corrado. No, niente di importante. Ah? Sì, sono piccole cose. Così? Sì. Comunque, sento una cosa.
sì. Così, ma lei, stanno le cose. Lei ormai sta qui, quindi a Roma, ha deciso di rimanere. No, sono qua. Venuto a vedere questi film. Ah, solo questi? Sì, per questo. Però sta, non quindi avevo... viene da giù. Sì, mi ha fatto piacere che mi avete detto che non sono film importanti. Perché io stasera volevo andare a vedere. Da uno sì, però. A un film si pagava 7 euro. Di no. Film di Fritz Lang. Metropolis, ah, il grande Metropolis. Film muto. Però questo qua è probabile che non me lo vada a vedere a Milano, dove c'è la discoteca comunale del comune, cita nella biblioteca comunale, in cui c'hanno parecchi film, anche film vecchi, vedo se ce l'hanno. C'è la biblioteca comunale. Sì, 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 sì. Ci sono gente proprio che ci vanno apposta, la mattina c'è una grande folla. A vedere questi film vecchi c'è una cineteca là. Ma perché questa passione per... No, non è una passione, sono piccoli film perché io non ho visto tutti i film. Perché questa passione per essendo i film? Essendo che io cammino sempre, non sempre sto in casa, questo è importante. Io ho lavorato in Germania, in Alta Italia, quando sto fuori mi sento anche alla radio, non è che me la sento sempre. Allora non mi vedo tutti i film che fa la televisione, per un lungo periodo la televisione non me l'ho vista. No, perché sono andato fuori dalla famiglia. Okay. Allora praticamente questo presto, voglio mettermi in testa di vedermi tutti quei film che mi sono persi. Avete capito? Un po' importante, no. Per esempio L'Esorcista, non me l'ho visto. Io sì. Un pugno di dollari, veramente guardate, contro la guerra, contro il casino che c'è nella vita, le leggi strane che fanno queste stazioni nuove, eccetera, eccetera, ponti, fanno sullo stretto di Messina tangenziali, ci vorrebbe l'esorcista, esorcizzare questo no. Governo. Anche il fatto della spazzatura, ho sentito per la radio, che ci sono i cosiddetti, diciamo, sindaci che non riescono alle giunte comunali a gestire questa risorsa che è la spazzatura. Io direi una cosa, questo è importante, di prendere questa spazzatura, chiamare dei giovani, dei lavoratori e far riciclare i cartoni, il ferro, l'alluminio, la plastica. Ma questo già come progetto c'è, però. Farlo riciclare, cioè non buttarlo negli ammassi, ma portarlo alle industrie per far riciclare i cartoni, il legno, la plastica. Allora veramente ci potrebbe essere una risorsa. Però questo comporta dei piccoli posti di lavoro, anche part-time, per cui questa immondizia può diminuire fortemente, perché questa gente non butta soltanto roba da buttare. Butta anche roba buona che si può essere riciclata. Mi scusi la curiosità. Giornali, però. Carta. La curiosità, ma quando ha smesso lei di studiare? Perché da quello che dice sembra che... No, ho smesso di studiare subito perché a scuola non si impara niente. A che classe? Perché non sembra appunto non ho una studiato, persona... Ho studiato un po' finché potevo andare avanti perché non mi piaceva la scuola. E fino a che classe? Non riuscivo ricordo? La mia testa a seguire, diciamo... l'attenzione della lezione. Ecco, come un pantografo a copiare quello che mi diceva l'insegnante. In effetti mi sono dedicata ad andare alle biblioteche pubbliche a leggere qualche cosa sugli argomenti, su qualche argomento qualsiasi. E ho letto argomenti vari, sul cinema, sulla musica e anche sulla psicologia. Mi ricordo alcuni libri sullo spiritismo, quando nel secolo scorso facevano gli esperimenti di ipnotismo, mesmerismo sui pazienti, le docce fredde, eccetera, eccetera. Comunque questa poi in un secondo momento ho fatto il militare, l'ho fatto sullo spiritismo, sì, ho fatto lo scritturale dattilografo, però questa è stata una cosa che non la sopportavo, perché io dovevo imparare scrivere bene a macchina senza sbagliare e imparare tutta quella cultura militare, il militarismo, per cui è una cosa importante che dice che oggi non esiste più durante i servizi militari, scusate se questo può essere anche un piccolo segreto militare, perché durante i servizi militari dice, non dite le cose che vi insegniamo noi quando non uscite dalla caserma, dice non esiste più la guerra, non si parla più di guerra oggigiorno, perché ci sono armi troppo distruttive. Se venisse una guerra morirebbero moltissime persone con le armi di distruzione atomiche. E allora si parla di guerriglia. Sì, la guerriglia. Ecco, questo è. Ma io quando vedo i giornali e loro sento dire c'è la guerra contro quella, la guerra, che guerra? Come fai a fare la guerra?
se sono armi di distruzione di massa e a bombe atomiche e tu fai la guerra. Questa è una cosa importante, che già che mi trovo a parlare, parlo anche di questo fatto della guerra che c'è oggi. Il fatto che hanno, l'America ha occupato l'Iraq senza che l'Iraq avesse armi di distruzione di massa, no, di armi importanti. E è probabile che siano delle persone sbandate, che non hanno un aiuto dall'estero, per cui si comportano in questa maniera, fanno attentati, perché la loro vita già vivono poveramente in campi di concentramento, relegati, allora si trovano in questa situazione. Quindi questa situazione dell'America, che è andata contro questa povera gente, farà precipitare ancora di più la guerra e il terrorismo, non solo in quelle zone, ma pure in Europa e nelle altre parti del mondo. È sbagliato questa aggressione fascista all'Iraq, secondo me. Non lo doveva fare l'America, i giornali non lo possono dire, questo è importante, perché i giornali non dicono quella che è la verità, sono politicizzati, perché il giornalista è un inferiore che deve rispettare il superiore, per cui la verità non la può mai dire sul giornale. E quindi il fatto che pure la mattina, quando fanno i commenti ai giornali con le telefonate agli ascoltatori, il giornalista cerca di moderare quello che la gente vorrebbe sapere su queste cose che succedono, che cioè va in un negozio, ognuno fa i prezzi che vuole, in certi ristoranti di lusso oppure con una certa etichetta, poi mettono i tavolini sui marciapiedi. Allora dico, i vigili che controllano? Cosa controllano questi vigili? Se occupano gli spazi pubblici, mettono i prezzi che vogliono loro. Non esiste un controllo comunale, un controllo di Stato, ognuno deve fare da sé, vi spiego, questo è importante, da sé. Se uno non sa, ecco, la legge non ammette ignoranza, non può andare in nessun posto, nemmeno a vedere un film. Se uno lo sa, allora può andare in qualsiasi posto, ma uno, non tutti siamo avvocati, non tutti siamo a conoscenza. Questo è come quando vai al circo, che cioè io sono andato al circo, mi hanno messo un oggetto vicino all'entrata, no? È andata una persona e se lo stavo prendendo, è venuto qua e ha detto 1.000 lire. E così fanno qua, dicono che c'è il film, però vai lì e dici che ci vuole l'invito, prima la telefonata, per diminuire il flusso degli spettatori, perché non c'è spazio, non c'è spazio. Per esempio alcuni concerti, questo è importante, che fanno? Non li reclamizzano, ho visto pochi manifesti, perché se vorrebbero andarci tutte le persone non ci sarebbe spazio, allora mettono pochi manifesti. Avete capito come fanno? Ma lei conosce anche molte lingue? Sei stato in Germania? No, le lingue no, non le ho imparate perché non mi piace. Anche perché se imparo le lingue, noi abbiamo il cervello, questo l'ho visto sul giornale, fatto in una certa maniera. Quando noi facciamo più di quello che gli serve al cervello, ricordiamoci che fino a 50 anni fa la gente comune non imparava, non vedeva tante cose, tante rivoluzioni pubbliche, di monumenti, di strade. Per cui quando facciamo una cosa di più di quella che ci ha riservato il cervello ha dei cambiamenti, subisce dei cambiamenti e perde la naturalezza che ha avuto dalla nascita. Per cui volevo dire questa. Comunque che ci sono dei cambiamenti. Stasera adesso dove va? Aspetta per domani? Va giù al paese oppure rimane qui e poi domani vede... No, sto ancora qui. Però io sono andato a sentire pure dei concerti durante l'estate. Al principio, fino a 4-5 anni fa, andavo a vedere questi concerti. Trattavano, c'erano dei bei concerti. Per esempio, si vedevano dei filmati sui musicisti del passato, poi si vedevano questi concerti. Piano piano sono aumentati i tavolini, i posti a sedere col tavolino. Per cui chi andava a vedere i concerti non poteva stare all'impiedi oppure seduto sul prato, parlo dei concerti, ma doveva stare seduto a tavolino, pagare la consumazione e poi vedersi il concerto. Questo è perché la fama di farsi soldi, tutto è diventato soldi. E quindi questi concerti è diventata una cosa burocratica, sono usciti locali che si pagano di più. E i locali così dove si andava lì senza nessuna etichetta sono scomparsi. Un'ultima cosa che vorrebbe dire, sintetica, in due parole. No,
che ne so, in generale. No, quello... ma io non voglio dire niente di strano, ho parlato di varie cose e ho detto quel mondo oggi ci sono troppi cambiamenti e troppe leggi un po' fasciste. I lavoratori, voglio dire, chi lavora in un posto di lavoro è come fosse un fascista. Un fascista. Perché si mette un'etichetta e segue la sua religione di quel momento, il compito affidato di far rispettare questa situazione. Allora lui diventa come un militare in quel momento, di dire il pubblico come un buttafuori di un locale, dice tieni a bada il pubblico, stai attento che non faccia casino, che non ci siano troppe persone, eccetera. Però in effetti tutte queste persone che ci vanno sono tutte brave persone, non so che sono dei ragazzini. Quindi praticamente il lavoro dei lavoratori sono diventati dei fascisti, con la scusa che c'è troppa gente, che ci sono i barboni, gli extracomunitari, perché è aumentata tanta gente in Italia. E allora loro si trasformano in militari. Poi quando è il momento ai giovani o a certi sportivi li lasciano un po' fare troppo, per cui ci sono delle conseguenze in questi stati. E questi ragazzini che nelle scuole fanno un po' chiasso, sono lasciati troppo perdere la mano, pure la gioventù che si mette gli orecchini all'area, orecchie, i pantaloni con il ventre fuori, e allora sono lasciati un po' con la libertà, per cui diciamo c'è uno squilibrio fra l'ordine pubblico e diciamo l'educazione dei giovani. Alcune persone, i giovani specialmente, gli viene rilasciato troppo la mano, e alcune persone invece sono buttate troppo che non possono andare in nessun posto, specialmente uno che è anziano vuole andare in un film, non ci sono film oppure spettacoli per anziani con molta calma, con diciamo con una certa calma, eccetera eccetera, ma ci sono tutti spettacoli caotici con una certa cosa, e raramente si riesce a vedere uno spettacolo fatto per bene, così, con calma. Io purtroppo devo andare, la ringrazio la sua disponibilità, no, e se si sente di dire, non so, la sua età e il nome... Non è una mia la disponibilità che ho parlato a nome mio, certo. Ma parlo un po' della cultura generale che ho detto sui giornali, dalla radio, eccetera eccetera. Ma si sente di dire la sua età e il nome? Ecco, volevo dire soltanto questo, sì. Invece di dire il mio nome, sì. Cioè voi sentite la radio, i giornali, ecco, il pubblico viene come fosse dai giornalisti, dagli annunciatori della trasmissione radio, viene un po' diciamo costretto a rispettare il giornalista o l'annunciatore della radio, quindi viene un po' fascistizzato il popolo e viene represso. E non può parlare, non può dire la verità, perché ogni cosa si risolve alla buona, col giornalista che dice va bene, tutto lo ci facciamo per rispettare i superiori, per rispettare i giornali e i politici, ma nessuno, non si può avere una società migliore se il popolo viene represso in questa maniera, che nessuno può dire la verità. Per esempio pure a Chi l'ha visto, sentite la verità, io ho sentito qualche trasmissione di Chi l'ha visto. Io frequentavo qua, sono di Napoli, no? Frequentavo anche la stazione di Napoli e conoscevo una ragazza di Roma, che era di Roma e stava a Napoli. Si chiamava Rosetta Corsima. No, questa qua veniva a Napoli, stava lì, ogni tanto tornava. E ogni tanto c'aveva gli occhi rotto, la faccia, qualcuno gli scippava la borsetta e perdeva i documenti. E nello stesso tempo la riempivano di cazzotti. Questa qua andava alla Caritas a mangiare, tutti insieme non l'ho vista più. Si chiamava Rosetta Gomez, nata a Piazzale della Radio, in quella circoscrizione. Tutti insieme non l'ho vista più, sono andata alla Polfer di Napoli, non sapeva niente. L'assistente sociale dell'ospedale Ascalesi, dove andava dal neurologo, non sapeva niente. Perciò voi, se potete informarvi, a Chi l'ha visto, scrivendo questa persona, dove è andata a finire, questo mi farebbe piacere, perché non si sa mai, scompaiono pure delle persone, la gente aumentata, extracomunitari, violenti, drogati, per cui alcune persone non si sa dove vanno a finire, ma purtroppo non tutti possono mandare la lettera a Chi l'ha visto,
E ho voluto dire questo. Quindi se voi attraverso questa cosa, voi che siete privati, perché questo appartiene a voi, sta su filmato, certo, potete mandare questa lettera a chi l'ha visto, vi ho dato i dati, vedete un po' che cosa ci è successo. Va bene, io la ringrazio. A questa persona. Io vi ringrazio. La ringrazio. Avete capito? Arrivederci. Allora vi ho dato i dati di questa signorina. Barboni e di drogati che stavano fuori alla stazione, sono aumentati i barboni, i drogati, è capace che oggi c'è un poveraccio che dorme alla stazione, se fanno stare questi poveracci il giorno appresso arrivano quei i guappi e si mettono a loro ai posti dei barboni a dormire sui marciapiedi vicino alle stazioni, guappi, i guappi, gente... Sono... Gente intelligente che non sono barboni, tolgono i posti ai barboni e cose. Pochi giorni fa a Napoli, vicino alla Vesuviana, c'era uno che dormiva fuori alla Vesuviana e è venuto una guardia giurata, ha detto sono le 8, vai via di qua. Lui stava ancora dormendo, si è ribellato e si è bisticciato con questa guardia giurata. Questa guardia giurata gli ha dato addosso, l'ha preso a calcio. Ha preso a calcio e lui con la giacca gli voleva dare addosso, però era un poveraccio, non ce la faceva, mi spiego? Sì. Poi ci sono questi venditori di oggetti diciamo usati che mettono la roba per terra e cercano di vendere qualche cosa di oggetti usati, no? Ogni tanto vanno i vigili, i carabinieri e li cacciano perché non hanno l'autorizzazione a vendere. Questa è una cosa importante perché nella spazzatura, questa gente che prende nella spazzatura vari oggetti buttati, no? Senza valore o con un valore minimo, buttano libri, dischi, quadri, vestiti. Allora questo lo vendono a poco prezzo, è un lavoro quasi da bambino, però non sono autorizzato. Questo è importante perché buttano un sacco di roba, ecco perché la spazzatura aumenta, perché buttano sia cartoni, legno e sia oggetti che si possono usare, riusare. Però se facciamo la politica del capitalismo, di buttare la roba, buttare tutto, per far comprare alla gente tutto, far comprare di nuovo alla gente, noi possiamo fare pure una cosa, buttiamo tutto il mondo nella spazzatura e ce ne andiamo su Marte, facciamo il mondo da capo, questo per cose economiche, per vendere, vendere, per far costruire e vendere e buttare, vendere e buttare, vendere e buttare. Questo è sbagliato, questo succede pure in America. Perché sono stato a New York, la spazzatura la buttano in dei cassonetti alti che nessuno può andare a prendere un po' di carta o qualsiasi cosa. E buttano per far ricomprare di nuovo così. Quindi l'America usa e getta e sta veramente rovinando.